Andiamo. Nessuno ti corre appresso. Ma è stata la signora che mi ha voluto far mangiare e non voleva niente. Mangi, con buona salute. Vai avanti, mangi. Siete e mangi, va. Il brodo si prende caldo. Grazie, ma il brodo già l'ho preso. Adesso mi vorrei mangiare un poco di mozzarella. Mangi della mozzarella con buona salute, brava. Tu sei la fidanzata di Raffinuccio, No, la fidanzata proprio no. Lui così dice. E così dice quando c'è gente strana e mi deve presentare. Ma se ce l'ho domandato in confidenza, mi dice che sono la femmina sua. Tu sai che significa quando l'uomo dice che sta qua è la femmina mia. Lo so perché me l'ha spiegato lui. A che significa? E voi non lo sapete. Ma voglio sapere se quello che so io è la stessa cosa di quello che ha spiegato Raffinuccio a te. Dite prima voi quello che sapete, così io intanto mi mangio la mozzarella e poi parlo io. La femmina mia non si usa né per la moglie né per la fidanzata. In tutti e due i casi, diciamo, per la donna è un'offesa. Ah, mogliere è mogliere, quando si vuole parlare di lei si deve dire la mia signora. No, all'epoca vostra forse, voi siete vicchiariella. Adesso no, quella che mi ha spiegato Raffinuccio significa un'altra cosa. E che significa? Ecco qua. Io non ho conosciuto i genitori, sono stata allevata e cresciuta dalle suore di carità nell'ospizio della misericordia a Torre del Greco. A 15 anni, 8 anni fa, adesso ne tengo 23, entrai come domestica in casa di una famiglia per bene che aveva fatto richiesta all'ospizio dando tutte le garanzie. E devo dire la verità che mi trattavano bene e mi ero pure affezionata a questa famiglia. Sta di casa in una traversa in via Giacinto Albino e in via Giacinto Albino per tutto il tempo che sono stata a servizi in questa famiglia andavo a prendere il pane nella panetteria del padre di Raffinuccio. Perché per quasi 7 anni io non guardavo a Raffinuccio e Raffinuccio non guardava a me? Io entravo, 2 chili di pane, lo pigliava, mi pesava, mi dava il pane. Buongiorno, ti saluto e me ne andavo. Ma questo che c'entra qua, femmina mia? Mi ha aspettato, mo sentite. Una mattina, questo un anno e mezzo fa, stavo comprando il pane come al solito. Posso offrirvi il cinematografo stasera? Chi questo, Raffinuccio? No, un meccanico che si stava comprando certi taralli. Mi dispiace, dissi io, ma non vado al cinematografo con chi non conosco. Ma non fa niente, disse il meccanico. Vuol dire che ce ne andiamo io e Raffinuccio. Raffinuccio, sei? No, rispose Raffinuccio. Stasera è impossibile. Emma guardava fisso dentro agli occhi. Tengo un appuntamento alle 9 precise all'ingresso del cinema Santa Lucia. Emma seguitava a guardare. Io capii. E alle 9 precise all'ingresso del cinema Santa Lucia son detto braccio era Raffinuccio che passavo sotto braccio mio. Io camminavo con l'occhio chiuso, non vedevo niente, ma aspettavo solamente che mi dicevo qualche cosa. Finalmente mi disse sottovoce: ma vuoi bene? A 7 anni, dice Dio. E tu? Quando hai pensato a me la prima volta? 7 anni fa. 2 persone, 1 pensiero. Da quella sera mi è diventata indifferente qualunque cosa. La gente per strada non mi interessa, non guarda i magazzini, non desiderano un cinematografo. Si mi parlano, non sento quello che mi dicono. Quando sto con Raffinuccio sono contenta, non mi pare lecita qualunque cosa. E Raffinuccio mi ha spiegato che questo succede solamente quando una persona è fatta esclusivamente per un'altra persona. In altri termini, la donna allora diventa completa e può apprezzare le cose belle quando incontra l'uomo fatto proprio per lei e l'uomo la femmina. E io ho trovato a Raffinuccio e Raffinuccio ha trovato a me. Si sono incontrate le anime gemella. Dimmi una cosa, tu sai niente di questa decisione che ha preso Raffinuccio? Sì. È testardo,
quando dice croce e croce. Oramai sono 3 mesi che a Rafiluccio è venuta questa fissazione. Secondo te avrebbe ragione di fare quello che ha deciso? Ma quando stiamo insieme e parliamo mi pare che aveva ragione. Poi quando resto sola e penso a quello che mi ha detto, mi pare che non aveva ragione in più. Beh, tu sei una femmina sua, non hai potuto farla cambiare idea. Ma che faccio? Che posso fare? Ma per Rafiluccio non è più un'idea. È una malattia. Penso sempre la stessa cosa.